Insieme costruiamo il futuro con coraggio. È il tema dell'assemblea pubblica di Confindustria Brindisi nel Teatro Impero della città adriatica. Evento trasmesso in diretta televisiva da Antenna Sud. Insieme a due amici e aiutato dal favoreggiamento di altre tre persone, avrebbe sequestrato e malmenato l'amante della sua fidanzata. Finisce domiciliare un 28enne di Erchia nell'ambito dell'operazione Silente. Due imprenditori di Fasano sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di frode in pubbliche forniture. Avrebbero utilizzato per il trasporto dei bambini un numero di scuolabus inferiore a quello previsto dall'appalto. Ed ancora ben ritrovati TG dedicato a Brindisi e alla sua provincia in diretta a partire dalle 10.40 quest'oggi su Antenna Sud 85, l'assemblea pubblica organizzata da Confindustria Brindisi dal titolo Insieme costruiamo il futuro con coraggio. Si è svolto all'interno del Teatro Impero della città adriatica. Un evento, dicevamo, trasmesso in diretta. Sul posto per noi il direttore Gianni Sebastio. Prima di dare la linea, fondamentali le parole del governatore Michele Emiliano, che ha dichiarato: vogliamo trasformare Brindisi nella capitale dell'innovazione tecnologica del Salento. Tanti rappresentanti istituzionali che dal palco hanno portato dunque non solo la loro testimonianza ma progetti per lo sviluppo di un territorio. Ed allora, direttore, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio Valentina, dicevi bene, è stato un importante incontro quello che ha visto la presenza qui al Teatro Impero di Brindisi del Presidente Nazionale di Confindustria Carlo Bonomi, il quale ha sottolineato alcuni aspetti, soprattutto legati alla legge di bilancio recentemente varata, stigmatizzandola. Poi ha detto che dobbiamo fare qualcosa in più per le categorie penalizzate. A proposito di reddito di cittadinanza, ha aggiunto: così come strutturato è diventato un disincentivo a lavorare. Sentiamo un breve stralcio dell'intervento sul palco dell'Impero del Presidente Nazionale di Confindustria Carlo Bonomi. Quando leggiamo che si vuole nei prossimi 10 anni produrre energia elettrica da fonti rinnovabili pari a quella che abbiamo installato negli ultimi 20 con i processi autorizzativi che abbiamo in Italia, sappiamo già che non ci stiamo prendendo in giro noi, perché non è realizzabile, è un obiettivo velleitario. Terzo, ed è la cosa più importante di cui si parla poco, è che le transizioni hanno un costo anche sociale, perché così come le abbiamo impostate, con un approccio ideologico integralista, specialmente da parte del commissario Timmermans, dobbiamo dire che pezzi intere delle filiere industriali italiane saranno spente, e vuol dire centinaia di migliaia di posti di lavoro. Con che costi le accompagniamo? Transizione. Non switch off, che è una cosa diversa. Costruiamo il futuro con coraggio. Questo è il sottotitolo dell'Assemblea di Confindustria Brindisi 2021, invece il titolo principale è stato Insieme. La sinergia è stata quella sottolineata dal Presidente di Confindustria Lippoli, sul quale ha parlato tra l'altro anche delle risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Una mancata o un'errata allocazione di queste risorse rischia di diventare un vero e proprio boomerang. Lippoli ha detto che è necessaria, è urgente una riforma della pubblica amministrazione. E poi il porto di Brindisi deve avere un ruolo strategico nell'Italia, proprio nell'Italia che si appresta a attingere dai fondi del PNRR. Sentiamolo. Brindisi ha bisogno di misure straordinarie, le misure ordinarie non hanno causato e provocato quello che pensavamo, cioè vale a dire ulteriore sviluppo e creazione di posti di lavoro. Noi siamo concentrati per attirare gli investimenti esogeni e endogeni su questo territorio e abbiamo bisogno di un accordo di programma e delle misure straordinarie anche per Brindisi, così come è successo per altri territori. È solo in questa maniera che possiamo e dobbiamo lavorare tutti insieme per cercare di costruire una nuova Brindisi e creare la possibilità ai nostri ragazzi di rimanere a lavorare su questo territorio che è bellissimo. Costruire il futuro con coraggio, ecco dove risiede il coraggio? Il coraggio nella forza di lavorare insieme, ognuno di fare un passo indietro per poterne fare 3 avanti con celerità, perché il tempo serve per le imprese, il tempo è importante e lo vorrei fare in maniera veloce, ma solo
insieme si può risolvere il problema, da soli non si va da nessuna parte. Sulla città di Brindisi oggi si sono accesi i riflettori di tutta Italia. C'erano, oltre ai rappresentanti di Confindustria, anche il prefetto Bellantoni, il questore Rossi, il procuratore capo della Repubblica Antonio De Donno, il quale ha parlato della necessità di tenere alta la guardia per evitare che la criminalità possa infiltrarsi nelle maglie produttive ed economiche del tessuto sociale brindisino. Poi il governatore, il presidente della regione Michele Emiliano, il quale ha detto, come dicevi da studio Valentina, che Brindisi diventerà la capitale dell'innovazione e della tecnologia nel Salento. Sentiamolo. Oggi è una giornata molto importante perché la Regione Puglia darà il senso di tutta una serie di interventi che stiamo realizzando nella provincia di Brindisi per trasformare questa importante città portuale e industriale nella capitale dell'innovazione tecnologica salentina. Questo lavoro passa attraverso la riconversione della centrale Enel di Cerano, che potrebbe diventare qualcosa di completamente diverso, smettere di inquinare soprattutto, e contemporaneamente utilizzare il porto, la cittadella della ricerca, le tante richieste di insediamento industriale da parte di grandissime imprese di tutto il mondo per finalmente far decollare questa città che ha bisogno in questo momento di ottenere la restituzione dei sacrifici grandissimi che ha fatto in questi anni. Brindisi ha rialzato la testa e lo ha fatto proprio nel primo giorno di dicembre di questo 2021, nonostante l'assenza del ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, che era pure stata annunciata. Con un comunicato ha detto di aver preferito stare a Napoli per un incontro con il ministro Di Maio sul PNRR. Questo ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Se non hai altre domande, è tutto dal Teatro Impero di Brindisi in diretta. A te la linea, Valentina. Grazie direttore, andiamo avanti dunque con il nostro telegiornale perché c'è l'aula magna del comprensivo casale di Brindisi intitolata a Francesco Guadalupi, vittima innocente di mafia. Francesco Guadalupi citato anche questa mattina dal Teatro Impero di Brindisi. Ricevendo questa testimonianza di affetto è per noi una ragione di assoluto orgoglio, privilegio e motivo di proseguire sulla strada tracciata dell'assoluta rettitudine e della ricchezza interiore che le persone lasciano nelle città. Ecco, questa è un'eredità, questa è la vera eredità comune di Ciccio Guadalupi. Nelle parole di Fortunato, figlio di Francesco Guadalupi, la storia di Don Ciccio, il re del latte fresco, allora presidente degli industriali di Brindisi, ora Confindustria, vittima innocente di mafia nel primo delitto che vedeva coinvolto un giovane Vito Di Emidio, alias Bullone, allora all'inizio della sua carriera criminale che lo porterà a diventare uno dei killer più pericolosi della Sacra Corona Unita. A Don Ciccio, l'Istituto Comprensivo Casale ha voluto intitolare l'aula magna del presso Kennedy. Questa giornata, questa commemorazione ha il suo perché, perché la scuola è il presidio della legalità, Don Ciccio Guadalupi è il simbolo della legalità e la scuola e Don Ciccio Guadalupi sono legati dal quartiere Casale. È una testimonianza meravigliosa questo ricordo di nostro padre con mia sorella Maria Pia che è venuta apposta, io sono tornato dall'Ucraina, lei è venuta da Mantova apposta per partecipare in questo momento. Siamo nati qui e le nostre radici sono qui, e è una terra che deve essere madre e amata, non amara, e vorrei che rimanesse tale. Chissà che magari un giorno non ci saranno le condizioni affinché io possa ritornare e mettermi anche al servizio. Dalla prossima estate due nuove rotte collegheranno l'aeroporto di Brindisi con Perugia e Stoccolma. Ryanair annuncia l'operativo più ampio di sempre su Brindisi con due nuove rotte, 23 in totale. L'aeromobile aggiuntivo, che rappresenta un ulteriore investimento di 100 milioni di dollari insieme all'introduzione di due nuove rotte, dimostra ulteriormente la capacità di Ryanair di ricostruire l'industria turistica italiana, rafforzando il suo impegno nella regione in Puglia e migliorando significativamente la connettività di Brindisi dalla prossima sede. Le due nuove rotte Perugia e Stoccolma. Siamo lieti di lanciare
sarà il nostro operativo estivo più grande di sempre a Brindisi, ha affermato Chiara Ravera, responsabile marketing di Ryanair. Siamo leader, siamo in prima linea per la ripresa della connettività, del turismo, del traffico in Italia e soprattutto a livello regionale negli aeroporti appunto di Bari e Brindisi. Oggi siamo qui per annunciare l'operativo per l'estate 2022 che presenterà 23 rotte complessivamente, due novità che sono Perugia e Arlanda-Stoccolma, due frequenze settimanali. Annunciamo anche un aggiuntivo, un aereo basato aggiuntivo nell'aeroporto appunto di Brindisi che porterà altri 30 posti di lavoro diretti. L'annuncio del secondo aereo basato a Brindisi è la testimonianza del forte interesse del vettore irlandese per il territorio pugliese, ha aggiunto Antonio Maria Vasile, vicepresidente di Aeroporti di Puglia. L'annuncio di una nuova rotta è sempre un momento di festa. La festa però è, diciamo, a metà, perché l'annuncio di una nuova rotta deve far intendere che c'è un sistema che funziona, c'è un sistema che rende possibile le nuove rotte, perché ci stiamo facendo investimenti importantissimi su Brindisi, stiamo domando la pandemia come sistema regionale, gli imprenditori del turismo stanno facendo la loro parte, l'agenzia di promozione della Puglia funziona sui mercati esteri e quindi è un lavoro di squadra. E poi mi lasci dire, un lavoro straordinario da parte dei nostri collaboratori di Aeroporti di Puglia, che con fortissimo senso di abnegazione rendono possibile queste negoziazioni che non sono semplici anche rispetto ad altri competitor. Il nuovo investimento di Ryanair verso l'aeroporto del Salento porterà 30 nuovi posti di lavoro diretti. Inoltre c'è da registrare un flusso di passeggeri maggiore rispetto anche al 2019, cioè al pre-pandemia negli aeroporti pugliesi. Ed insieme a due amici e aiutato dal favoreggiamento di altre tre persone avrebbe sequestrato e malmenato l'amante della sua fidanzata. Finisce ai domiciliari un 28enne di Erchia nell'ambito dell'operazione Silente. Sarebbe stata la gelosia ad accecare un gruppo di tre giovani di Erchia raggiunti da ordinanze di misura coercitiva personali firmate dal GIP del Tribunale di Brindisi su richiesta del PM. Il trio, secondo l'accusa, sequestrò un ragazzo del posto, di fatto salvato dai carabinieri della locale stazione grazie ad un controllo stradale. Ne guai altre tre persone accusate di favoreggiamento ed emblema di un muro di omertà scavalcato così dalle indagini dei militari confluite nell'operazione Silente. La vittima il 5 ottobre dello scorso anno era stata prelevata con un tranello, fatta salire in auto e trasportata nelle campagne. Così era stata malmenata perché colpevole di aver intrattenuto una relazione sentimentale clandestina con la fidanzata di uno degli stessi sequestratori in mattinata arrestato in regime di domiciliari. Obbligo di presentazione invece per i suoi due amici. Altri tre giovani dovranno rispondere invece di favoreggiamento. A margine si evidenzia la paura della stessa vittima che, temendo ritorsioni, non denunciò i suoi presunti aguzzini, restando appunto silente. Le indagini sono tuttora in corso, ma pare probabile che le fiamme propagate all'interno di un cortile di un'azienda di via Grottaglia fra Cavilla Fontana e capaci di distruggere tre Fiat Panda parcheggiate all'interno abbiano un'origine dolosa. Sul posto, nella tarda serata di martedì, i vigili del fuoco del locale di staccamento e i carabinieri della polizia della locale compagnia. I mezzi sono di proprietà di una società attiva nel settore dell'autonoleggio con sede appunto nella zona PIP della città degli Imperiali. Due imprenditori di Fasano sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di frode in pubbliche forniture. Avrebbero utilizzato per il trasporto dei bambini un numero di scuolabus inferiore a quello previsto dall'appalto. Avrebbero utilizzato un numero di scuolabus inferiore a quello stabilito dal capitolato d'appalto. Con l'ipotesi di reato di frode nelle pubbliche forniture, il GUP di Brindisi Vilma Gilli ha disposto il rinvio a giudizio dei legali rappresentanti delle due ditte che gestiscono a Fasano il servizio di trasporto scolastico. Il giudice ha accolto così la richiesta del PM Pierpaolo Montinaro, supportata dalle indagini condotte dai militari della compagnia di Fasano della Guardia di Finanza. Alle due ditte viene contestato
l'utilizzo di un totale di 11 scuolabus invece dei 17 previsti dal capitolato d'appalto. Sulla base di un esposto, gli investigatori monitorarono per alcune settimane il servizio di trasporto scolastico, verificando che in effetti il numero di pulmini utilizzati era inferiore a quanto previsto. Ciò nonostante, comunque, la qualità del servizio non era mai stata messa in discussione, in quanto i minibus rispettavano gli orari indicati e non erano affollati oltre il numero consentito dalle prescrizioni anti-Covid. Inoltre erano state garantite corse non previste anche per prelevare e riaccompagnare i bambini residenti nelle frazioni di Speziale e Pozzo Faceto. Il comune di Fasano è stato identificato quale parte offesa per frode nelle pubbliche forniture e la giunta comunale ha già da tempo deliberato di costituire l'ente parte civile, affidandosi al capo dell'avvocatura comunale Ottavio Carparelli. Il processo inizierà il 4 febbraio 2022 davanti al Tribunale di Brindisi. Ed è tutto il TG dedicato a Brindisi e alla sua provincia. Termina qui una brevissima pausa pubblicitaria. Focalizziamo tra poco la nostra attenzione sulla città di Lecce e sulla sua provincia.